In serie? In serie B ancora con Lucarelli? In serie? Parlato B. In serie? Con Lucarelli. Arrivederci signori, dai, fatemi dare allora del segno. Resta Lucarelli. Guardi, Lucarelli resta perché c'è una situazione molto semplice. Lucarelli costa troppo per le altre squadre, no, sto scherzando, arrivederci. Quando ho preso io Lucarelli, sembrava che Lucarelli, a me mi arrivarono 1500 telefonate dicendomi che Lucarelli era pessimo, che con Lucarelli non saremmo andati da nessuna parte. Vi ricordo i tifosi che mi scrivevano su Instagram, chi mi segue su Instagram lo sa, tutti mi dicevano che Lucarelli era una scelta pessima e avevo fatto la scelta sbagliata, mi dicevano che la squadra non c'era e che Lucarelli non c'era. E stavolta ho avuto fortuna io. Lucarelli è diventato importante. In molti pensavano non sareste andati d'accordo, pensi? In molti dicevano non andranno d'accordo. Guardi, io penso che gli uomini, quando sono uomini di buona volontà e devono ottenere un obiettivo, si capiscano. Lasciamo perdere l'idea politica, che poi qui non c'è né uno troppo a destra né uno troppo a sinistra. Qui ci sono due persone che quando vedono una scorrettezza si incazzano. Ci sono due persone che vorrebbero che le cose funzionassero e vorrebbero che le persone mangiassero tutti i giorni. E quindi ci capiamo perfettamente io e Lucarelli. Mai mi sono capito così bene con una persona. Insomma. Se lei faceva una domanda se ho paura di perdere le chiavi della macchina, Lucarelli, no, sto scherzando. Guardi, io penso una cosa, Lucarelli starà con noi il prossimo anno. Farà di tutto per dimostrare di essere ancora più bravo e più importante di come lo è stato e poi volerà via. Sono convinto che Lucarelli non farà un altro anno con noi dopo il prossimo, qualunque sia il risultato, perché Lucarelli già quest'anno potrebbe andare in alcune squadre di Serie A. Quindi Lucarelli vale molto, però Lucarelli è uomo di parola, il prossimo anno lo farà con noi, senza ombra di dubbio. Dopodiché è giusto che voli via, anche perché io ho un contratto con Lucarelli come agente, prendo il 10% di quello che lui... No, sto scherzando.